Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 5 anni, già che non cado nel solito inghippo del dire 6 anni. È l'episodio 3 della stagione 5, sono le 13.08, registro in un incolpevole ritardo in realtà, perché oggi devo fare una visita a Padova. Visita non nel senso ehi ciao bello come stai, una visita in ospedale, e quindi sono partito stamattina, tra una cosa e l'altra sono uscito adesso e quindi ho registro adesso, perché stamattina ero in ansia col tragitto che non sapevo bene, quindi ho detto non ha senso registrare partendo da uno stato di ansia che non riesco a tenere il filo in fuori un episodio di merda, quindi non ci siamo proprio, quindi chiedo scusa per il ritardo, ma eccoci qua. E oggi parliamo di un argomento interessante che mi colpisce veramente molto e che mi ha colpito soprattutto in queste ultime settimane. Ormai l'abbiamo capito già da questi dei primi due episodi che tutto quello che tratterò adesso sarà frutto di ragionamenti, riflessioni, avvenimenti e conoscenze fatte in questi ultimi direi da dopo il giro in bici con il timido, ecco, non perché il timido abbia fatto, o anche sì, non lo so, comunque perché sono successe determinate cose delle quali ancora non posso parlarvi, ma che a breve vi parlerò e saranno rivelatrici, direte ecco il perché di molte cose, ma dovete tenere duro ancora per spero una settimana, forse anche meno. Niente, tranquilli, niente guadagni, niente collaborazioni, niente figate, anzi, però è divertente raccontare perché comunque fa parte di, è un po' una cosa personale, però fa parte del percorso, spiega molte cose, quindi è inutile non includerlo in questo podcast o nei miei racconti, perché alla fine c'entra moltissimo con le riflessioni, quello che sto pensando e progettando in questo periodo, quindi verrà svelato anche quello. Per ora quello che posso dirvi ragazzi è che una cosa che mi ha stupito un sacco è stata sempre parlando con i ragazzi di Milano, perché alla fine cazzo da fare quando ti confronti con le persone tue pari o non pari, ma nel senso peggiori, dove peggiori, vabbè, passatemelo come termine e capite bene cosa intendo per peggiore, cioè ecco, diciamo non peggiore in senso assoluto, ma peggiore nel senso che sono lontanissimi dai vostri obiettivi, non c'è sto granché di scambio, magari ogni tanto sì, ogni tanto no, invece quando ti piazzi là e parli con persone che sono over the top rispetto al tuo obiettivo, ma anche over the top in generale, dici ogni cosa che fanno, ogni cosa che ti dicono per loro è mangiare un panino e per te è una figata incredibile, cioè per loro è semplicissimo e per te è wow, cioè mega galattica, figata, super, e quindi è bellissimo. La cosa che mi ha svoltato questa volta è stata appunto parlando di una vacanza, perché erano all'estero e mi ha detto sì, perché ho prenotato con questo sito qua, perché così mi dà il cashback su Booking e sono riuscito a risparmiare dei soldi, che alla fine tra una cosa e l'altra nell'arco di un anno riesco a risparmiare parecchi soldi semplicemente usando questo portale piuttosto che registrandomi direttamente da Booking. E questa cosa mi ha veramente colpito un sacco ragazzi, mi ha fatto fare un sacco di riflessioni, perché non c'è niente da fare, cioè se tu vai in giro a dire ho fatto questo acquisto su questo sito, quindi sono riuscito a risparmiare questi soldi e poi grazie ho pagato con la carta di credito che mi dà un altro cashback, poi ho fatto questo, ho fatto quell'altro, alla luce di quello che siamo abituati a ragionare noi o anche a vedere gli altri, ci vergogniamo perché pensiamo che veniamo ritenuti degli straccioni. Se tu fai una cosa per risparmiare dei soldi sei un coglione, cioè fai a meno, anche perché sono pochissimi centesimi, pochissimi euro, quindi che senso ha? Lo fai una volta, spendi quello che c'è da spendere, eviti di farti menate varie, passare per un sito che è quello che ti richiede un minuto, non di più, però evita, dai, lo fai, poi non devi neanche andare in giro a dirlo, perché appunto è da sfigati fare questa cosa qua, no? Questo è la mentalità, dico, delle persone povere, dove mi includo chiaramente anch'io, perché anch'io ragazzi ero a conoscenza di questo sito, poi esistono un sacco di siti e non ho mai utilizzato perché cosa vuoi, tanto per quei pochi soldi là, tanto poi fa brutto dire ho usato questo sito per il cashback, perché alla fine i soldi li ho, li spendo, non mi vergogno a dire che devo andare in giro a elemosinare. Invece cosa succede? Succede che più ne hai, ma non è un averne di più, avere una più consapevolezza del denaro, e più cavoli stai attento, più cerchi modi per averne ancora di più, che non vuol dire essere avidi o essere
so, essere proprio spilorci in maniera schifosa, vuol dire proprio avere appunto una consapevolezza del denaro, che tu sai che adesso il timido mi sta piacendo un sacco, perché tutti gli ultimi episodi dei suoi podcast che riguardano molto la legge dell'attrazione, in sostanza possiamo definirlo come: tu più denaro prendi, più denaro ottieni, anche se è pochissimo, ma tipo centesimi su centesimi su centesimi, è come se dicesse l'universo, qua passatemi questa metafora che potrà sembrare una sciocchezza per voi, magari dire, ma che cagate sta tirando fuori Giacomo, cose fuffosissime, campate per aria, vaffanculo. In realtà, se fate un atto di fede, è molto probabile che questo atto di fede vi pagherà tantissimo, anche perché non c'è niente da obiettare, o meglio, possiamo obiettare un sacco sul fatto che la legge dell'attrazione non è verificata, non sappiamo se sì, se no, se boh, però diciamo ci sono molte tesi a favore, poche contro, però non è dimostrata. E allora la cosa che si può dimostrare è il fatto che più soldi si hanno, più consapevolezza si ha del denaro e più si è portati ad apprezzare qualsiasi tipo di guadagno, per quanto piccolo. Questa è una cosa è inattaccabile, è un dato di fatto. Tu hai tanti soldi, tu hai la mentalità dell'abbondanza, hai una mentalità ricca, per ogni singolo guadagno non dico che gli fai una cerimonia, però lo apprezzi tantissimo, e questo si riversa tantissimo anche su questo tipo di risparmio, cioè sul cashback, piuttosto che comprare da un sito o da un altro, perché si ha un risparmio aggiuntivo, no? E questa cosa qua appunto non può essere obiettata, perché è così, punto e basta. E se allora vogliamo andare a obiettare la legge dell'attrazione, non possiamo comunque dire che le persone ricche facciano così e non abbiano dei risultati, perché alla fine i risultati li hanno essendo loro ricchi, mentre le persone che usano i cashback, i buoni o eccetera, della classe media o povera, sono degli straccioni morti di fame e che dovrebbero vergognarsi e spendere solo i soldi che possono permettersi di spendere. Questa doppia visione del mondo, ragazzi, deve già di per sé dire ok, effettivamente è una cosa che è reale e che esiste e che devo assolutamente starci attento, perché non la dice Giacomo, non la dice nessuno, non c'è scritto sulla Bibbia, è dimostrato dai fatti, è backed up by facts, ragazzi, non c'è un cazzo da fare, e questo i fatti cantano, perché è quello che succede a un sacco di persone. A tal proposito, è bello, perché non so cosa stia succedendo in quest'ultimo periodo, ma probabilmente è la lettura, cioè più leggo, ogni volta che riprendo a leggere, poi dei periodi nei quali sono un coglione non leggo, ma nei periodi nei quali leggo tantissimo, e niente, è sempre il libro I segreti della mente milionaria di Harv Eker. Lui proprio in queste pagine che sto leggendo adesso e che ho letto prima di entrare in attesa stamattina, quindi prima di registrare questo episodio, faceva l'esempio di come prima lui snobbasse anche i centesimi che trovava per terra, mentre adesso li trova, li raccoglie e dice: cavoli, sono una macchina che ha tre soldi, cioè figata, bellissimo, dammene ancora, universo, fammi un favore, dammi ancora soldi. L'universo ti dà un centesimo, prima vedi che lo prendi, poi te ne dà 5, vedi che li prendi, te ne dà 10 10 10, 50, 100, 100, 1 euro, e va avanti così finché non ti continua a dare occasioni, che poi non sai mai quanto dipende dal tuo modo di vedere l'opportunità, quanto sia in realtà l'universo, non lo so, però fatto sta che il risultato finale è quello, ed è dimostrabile, ed è dimostrato, possiamo dirlo, ed è bellissimo il fatto che io finora snobbi i soldi, ho 5 centesimi per terra, sul serio, sotto la scarpiera fuori dalla porta di casa, penso che faranno la ruggine, no, avrebbero fatto la ruggine prima che io li raccogliessi per poi buttarli via. Ovviamente ho letto queste pagine del libro, ho fatto queste riflessioni, adesso non appena torno a casa dalle ferie li raccolgo e li metto in un barattolo che ho già fatto, perché ho un barattolo pieno di monetine, poi però mi sono stufato, come sempre succede, ho detto beh, che senso ha raccogliere le monetine. In realtà questo è proprio un ragionamento che ti tarpa le ali, che ti taglia l'entusiasmo, ti taglia l'inerzia, e che non posso al momento permettermi di avere, cioè devo assolutamente aprirmi a tutte le cose possibili, chiaramente non a livello di aria fritta, perché non è che mi apro al fatto di, non so, fischiettare un motivetto per far aprire dei soldi su un albero, no, comunque bisogna metterci dell'impegno, metterci del lavoro, però se è un lavoro, un impegno che vedo che gli altri lo fanno e hanno dei risultati, cavoli, lo faccio anch'io, perché so che arriverò anch'io a quel livello là, no, cioè non c'è niente da dire al contrario. E spero tra l'altro che questa riflessione, questi paragoni vi abbiano fatto un po' riflettere sul modo che avete di vedere determinati guadagni o determinate riflessioni che fate o comportamenti che avete nei confronti del denaro. Alla fine bisogna assolutamente attrarlo, più ne attrai
più l'universo te ne manda, e partirà con piccole dosi, e magari poi, tra l'altro, un'altra riflessione ulteriore riguardo a quello che ti manda l'universo, andando un po' a spostarsi dal risparmio, è di che magari l'universo ti dice: no, guarda che questa cosa non fa per te, cioè la tolgo dalla tua strada, che nel mio caso possono essere gli AdSense. Gli AdSense, appunto, come sapete, sono stati zoncati brutalmente da Google perché ho avuto un calo drastico delle visite, e sono passati tipo da 60-70 euro al mese a 7 euro adesso, quindi i primi 22 giorni, e che è una cosa bruttissima. E allora cosa ha fatto Giacomo? Come ha fatto tra l'altro l'estate scorsa, ha detto: ma sai cosa, siccome io non voglio vivere elemosinando questi pochi euro, abbiamo già appena detto di non sputare sopra i soldi, però in questo caso la vedo come un rinunciare a un guadagno più grande. Perché scrivere articoli per gli AdSense è un conto e ti fa guadagnare quei pochi soldi che abbiamo visto finora, mentre scrivere articoli che trattano di affiliazioni o che possono portarti persone a leggere, che sono più propense a proporti delle collaborazioni, quello è tutto un altro paio di maniche. Oppure scrivere articoli per vendere un corso, quello è tutto un altro paio di maniche rispetto a scrivere appunto per gli AdSense. E appunto, allora, ho detto appunto troppe volte, e allora li ho disabilitati dal sito, come ho fatto l'estate scorsa, perché mi sono stufato di guadagnare miserie. Voglio veramente guadagnare un botto di soldi e vaffanculo. Non è che dico: Giacomo, è arrivato quello che era. No, in realtà il mio obiettivo è di iniziare a guadagnare veramente i soldi con le affiliazioni e non con le pubblicità. Ciò non vuol dire che non torneranno, ma attualmente è un... cioè sicuramente torneranno, ma attualmente è veramente una cosa che non rende quello che dovrebbe, e fa solo perdere la pazienza alle persone che navigano il sito, e non piace neanche a me vedere le pubblicità all'interno. Quindi le ho tolte, torneranno sicuramente, sì, magari sotto un altro fornitore di servizi, perché adesso sto puntando MediaWine, non so come si dica, che ha però un limite minimo di viste di 50.000 al mese, e di conseguenza devo lavorare ancora un po' per arrivare a quel livello là. Però appunto, una volta che ci arrivi, i guadagni saranno molto 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 più alti, e forse, non lo so per certo, ma questa vaga impressione, si fanno più visite e più tempo di permanenza sul sito se non ci sono pubblicità, piuttosto che se ci sono, perché le persone sono più portate a leggere i contenuti, a navigarli, eccetera. Quindi questa è un po' la mia riflessione del giorno, ragazzi. È una cosa che sapevo, l'avevo già vista, l'avevo già letta, perché questo libro l'ho già letto, ma è incredibile come le cose ti sfuggano dalle dita, ti sfuggano dalla mente, quando poi ti perdi in altro. Non è veramente pazzesca questa cosa qua? Tu sai come funziona, ne hai la controprova, e comunque vuoi fare di testa tua. E vabbè, io ho fatto così, al momento so che ho sbagliato, quando iniziavo a farlo ero in buona fede, quindi non sapevo che sarebbe andato così tutto male, che per realtà non è male, perché è stato tutto un momento di crescita. Adesso cambiamo nuovamente e andiamo con la nuova convinzione che questa cosa sarà la nuova rivelazione. Vedremo se sarà un'altra illusione che ci porterà a un'ulteriore fase di crescita, oppure questa proprio in sé sarà un vero trampolino di lancio. Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di questo podcast. L'ultima riflessione che faccio, che si allontana un po' dal concetto di risparmio, ma secondo me è molto interessante, e perché poi non si possono trattare due argomenti diversi all'interno di un episodio, non lo so, è una legge che ho deciso io, ma non esiste da nessuna parte scritta, è il fatto che adesso veramente ho una fame di nozioni, di conoscenze, di scoprire cose nuove. Infatti ho ripreso a leggere alla grande, ho ripreso ad ascoltare podcast, e la cosa assurda è che adesso spero di dover fare viaggi o di avere del tempo libero, tipo per tagliare l'erba, per potermi ascoltare audiolibri, podcast o leggere libri durante la sera. E la cosa mi fa strano, perché alla fine cioè, se tu hai fame di conoscenza, no? Che senso ha sperare di avere del tempo libero per sfamarla? Forse è veramente quello che ti serve fare in quel periodo della tua vita. Quindi se io adesso ho 8 ore, 10 ore, 12 ore libero durante il giorno che passo a fare delle cose che non so neanche io quanto guadagno mi portino, onestamente, invece di fare quello, li passassi a leggere, li passassi a studiare, li passassi a conoscere cose nuove, di sicuro avrei degli output molto 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 migliori. Il mio problema è che, o il problema di tutti forse, è che se non fai qualcosa di materiale, qualcosa che ti dà un risultato immediato, tipo scrivere un articolo, fare un episodio, fare un video YouTube,
la tua giornata può sembrare buttata, mentre se leggi un libro, se non lo fai, se non fai un contenuto, la tua giornata può sembrare buttata. Mentre se leggi un libro, appunto, dici: cacchio, oggi ho buttato via la giornata, no? Che cosa assurda, potevo fare un sacco di cose, invece ho letto tutto il giorno e adesso sono qua che ho perso 10 ore della mia vita per fare questo qualcosa. In realtà è stupido pensarla così, e io la penso così, la pensavo così, almeno spero, perché poi parlare è un conto, agire è un altro, perché si può benissimo fare sia entrambe le cose che solo una, cioè solo la lettura. Non è detto che se dovessi leggere 3 ore poi non riuscirei a produrre un contenuto, magari invece che starci 6 ore a farlo ci starei 2 ore, perché avrei meno tempo, avrei più energia, avrei più motivazione date dalla lettura, e quindi riuscirei a essere più concentrato, più focalizzato. Però mi fa strano il fatto di reputare così, in maniera così scarsa l'accrescimento, ecco, i corsi che si fanno, perché proprio è la base di tutto, e la mia visione attualmente è limitatissima, quindi questa cosa qua sono contento di averla beccata mentre la stavo digerendo, perché proprio può essere un argomento di riflessione interessante. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di quest'ultima parte dell'episodio, come vi gestite voi la lettura, se è una parte fondamentale della vostra crescita, della vostra giornata, se lo fate nei ritagli di tempo come lo stupido Giacomo, e cosa ne pensate del risparmio, se anche voi risparmiate con il cashback eccetera, oppure se come lo stupido Giacomo ritenete una cosa da morti di fame, quindi non lo fate perché se hai i soldi una cosa la fai, se non hai i soldi non la fai. Fatemi sapere queste due cose, vi aspetto sul gruppo Telegram che è diventeromilionario.it/telegram. Sono Giacomo, diventerò milionario in 5 anni, tra l'altro ho sentito un episodio fighissimo di un podcast e lo linko sul gruppo Telegram, quindi ecco, inizio anche ad attrarre persone in questo modo. Tu ascoltatore che non sei ancora utente del gruppo Telegram, sappi che troverai un link a un podcast fighissimo, no, che l'episodio è oggettivamente bello e molto interessante e motivante, quindi se vuoi ascoltarlo vai là, ti aspetto su diventeromilionario.it/telegram, trovi anche il link in descrizione, e noi ci sentiamo domani per un altro episodio. Ciao ciao.